Ciao, buongiorno Cristian, hai visto che è andata via la neve? No, a me dispiace, comunque buongiorno. Buongiorno, Sì, buongiorno. va. E Allora? allora, che facciamo stamattina? Ma mi ha detto Matt che è andato a prendere le chiavi da suo zio, ha fatto un paio di Ottimo! copie anche per noi, visto che Bene. dopo che, sai, abbiamo passato la giornata insieme ieri, abbiamo parlato una roba e Insieme. l'altra, sembra che siamo Giustifichiamo. andati d'amore d'accordo, sembra. No, insomma. Adesso andiamo su, magari che c'è anche Matt e ne parliamo anche con lui, facciamo le nostre valutazioni. Visto che non c'è la neve, giriamo bene tutti i capannoni e tutte le stalle, che vediamo bene cosa c'è e cosa non c'è. E Ok, va bene. dopo valutiamo, dai, andiamo in su, prendiamo i mezzi, andiamo su. Sì, dai, fai strada, visto che... Sì. Ah, andiamo con i mezzi, Sì, andiamo con i ok. mezzi, andiamo con i mezzi, facciamo prima. Faccio No, vai. Vai prima a te, che così sei più il pratico. muretto. Il muretto meglio lasciarlo lì. Ma qui in questo paese come si guida? Da quale lato la strada? Perché ho notato... Non lo so, non ho ancora Come incrociato non lo macchine, sai? non ho ancora incrociato macchine, quindi. Ah... Ma insomma, mi vuoi spiegare un po' cosa è Adesso ti successo? spiego, Parliamo a voce? sì, a voce, Perché ho visto un po' di a voce. Sta cose roba qua non l'abbiamo strane. mica vista, questa roba qua. Io non so, io sono arrivato dopo, quindi... Eccoci! Ma questa roba Buongiorno qua non ci ha mica Matteo! fatto Buongiorno! vedere, Luciano. No, si era dimenticato. Come ha Ah. detto che è un po' anziano, magari si è dimenticato di alcune cose che Sì, anche qui possiede dietro, venite. e alcuni Dove? capannoni Una pulivapora l'ho che... lasciato qua. Anche, beh Ah, dai, almeno abbiamo quella. tutti i E papi. poi Una qui. doccia, Mattia, al volo? No, no, Niente. grazie, c'è freddo, c'è freddo. E Poi come qui. c'è freddo? La Madonna, quanta roba. Già. Un Beh, allora trincia. se mi spiega anche il prezzo Ci ci sta, ci sta, sta, sì. eh. C'è il rullo grande, i coltivatori, arati. No, più che altro noto che anche mezzi abbastanza molto recenti, quindi non Sì, sono ma neanche... lui ci tiene. che non hanno neanche molte ore, No, quindi... no, no. È roba grossa vuol dire che i campi vuol dire che ne ha, eh. Per avere tutta Già. sta roba, cioè. Quando vedremo, insomma, la mappa con i campi... Tu Quei c'hai già totali una lì copia, Matt, dentro della mappa? no, No, niente, ancora no. ancora. Beh, A proposito, ecco le chiavi. ah, Mazzetto a te. grazie. Leo Cristian. Grazie, Prego. Oh, 1.300.000 si possono spendere tranquillamente, grazie. eh. Sì, almeno ci rimane pure qualcosa per i semi, la Sì. calce. Anche qualche spicciolo in tasca, perché sennò... Appunto, dopo. Sì. Vabbè. Beh, vedremo magari. Ma a proposito, ma spiega un po' che hai combinato a Cristian. Ma ho combinato, cos'hanno Spiega. combinato sinceramente? Però, vabbè, allora praticamente cosa succede? Nella mia prima fattoria che ho avuto, che mi aveva dato in gestione un certo Romualdo, eravamo andati male, molto. Perché? Perché là la zona erano risaie, non si produceva tanto. Abbiamo voluto fare degli investimenti tutti e due, però lui non si è quasi mai fatto vedere. Lui mandava le mail, fai questo, questo e questo. Io facevo da gestore praticamente. Ecco, e ci hai messo i soldi. E io ci ho messo i soldi. E Bravo. però cosa è successo? È successo che un bel giorno ho detto basta, mi sono stancato, qua non si guadagna niente, e sono andato via. Un giorno mi arriva una lettera, mi fa: lei deve pagare questo, signor Romualdo. Però io avevo un contratto con lui che avevamo stipulato che io ci mettevo la manodopera e i soldi per quello che facevo, non per i suoi debiti. Solo che il signor Romualdo aveva 6-7 milioni di euro di debiti. Quando l'ho scoperto, mi è venuto freddo. Allora, tramite legale, una roba e l'altra, sembrava tutto a posto. Adesso, lì dove eravamo prima, hanno detto che mi hanno mandato comunicazioni, ma a me non è arrivato mai niente. Vabbè. Però c'è stata la banca italiana che ha richiesto di sequestrare tutta la roba per pagare il debito. E allora io gli ho detto, Sempre di lì. quel tipo lì? Eh? Sempre di quel tipo là, oppure altri tuoi debiti che hai fatto nel No, no, quello frattempo? lì, io, le altre mie fattorie sono andate tutte bene. Se il lavoro è sempre stato per colpa sua,
È solo che io gli ho detto che il signor Chesterfield si chiama. Sì, signor Sì, Chesterfield. Chesterfield, sì, banchiere. Un banchiere fa: "Ah, guardi, vi abbiamo mandato le comunicazioni, anche la banca italiana", perché ero in Italia, ero. Però, ma non è mai arrivato niente, sinceramente. Loro hanno detto: "Guardi, dobbiamo portare via tutto, 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 tutto". E io ho detto: "Vabbè, fate quello che vi pare". Loro hanno detto: "A sto punto, abbiamo deciso lì su due piedi di vendere tutto, Christian. Cioè, cosa facciamo? Rimaniamo lì? Che la gente sa che ci hanno sequestrato la roba. Chi è che ci dà più corda?" Beh, sì, quello sì, sono certo, E allora. non è una situazione facile né favorevole, anche perché essendo da poco cercavi di inserirti, Però quello che mi ha sì, dato le più da cose. pensare, ti dirò, che il banchiere fa: "Abbiamo visto che voi lavorate bene e pagate sempre tutto e cercate di non fare debiti". Allora la cosa che io ho detto è stata: "Ma mi scusi un attimo, se ha visto che lavoriamo bene e non cerchiamo di fare debiti e darsi una mano, non ci ha mica pensato?" E non mi ha risposto. E allora. Sicuramente lui aveva dei interessi a cui non poteva Ecco, dire di secondo no. me c'è stato un tranello tra di loro. Esatto. Ci abbiamo E rimesso poco, quindi. sinceramente, ci abbiamo rimesso veramente poco. Sì. Ci abbiamo rimesso, sì, i mezzi che avevamo appena acquistato, perché il E resto l'ha anche il mio fatto via. trattore quindi non c'era, ho Il visto. tuo trattore arriverà. Adesso ho mandato in pista uno che forse riesco a farlo tornare indietro. Era nascosto, perché l'ho nascosto, il giorno Vabbè, stesso quello è che. meno alla fine, cioè non è molto importante, però No, ma là abbiamo insomma. due mezzi là che devono arrivare, perché abbiamo il mezzo di Matt, di suo nonno, che è il suo ricordo di suo nonno, e il tuo. Non so quando, ma arriveranno. Ci vorrà un bel po' di tempo, però, perché. Tanto per adesso ne abbiamo dei trattori, quindi possiamo Sì, no, usare beh, quello quelli. sicuramente. Sai, Sì, non adesso abbiamo fretta. chi ho mandato, il mio caro amico. E mi è sempre stato vicino e lui abita là in zona e intanto quello di Matt è riuscito già a recuperarlo. Tanto ci darà una fregatura. Ma senti, se No, no, facciamo una lista di quello che noi abbiamo come mezzi e vediamo se ci manca qualcosa oppure pensiamo che ci manca, e così possiamo allora anche magari organizzarci, telefonare dal negoziante parliamo qua di qua. nel paese. Allora, qui abbiamo due aratri. Esatto, Ok, due coltivatori, vedo. un rullo. Rullo per dopo la semina. Ma questo Esatto. qua, vedete che roba è? E un raccoglio sassi. Ah, Raccoglio sassi. la Poi trincia. abbiamo la Vabbè, prescia. la pressa, insomma, la La pressa trincia. quadra, vedo, la Poi trincia. qua non c'è più niente. Poi. Vabbè. Il bredal, Abbiamo un quindi bredal. Spandi calce, spandi calce viva. Beh, fertilizzante, in teoria. Trattori i trattori li abbiamo visti. li abbiamo Questi visti. silos sono funzionanti Sì, tutto oppure. funzionante. No, no, qua c'è silos e essiccatoio, quindi. Ottimo, Beh, è bene. bello, bello. La Poi pompa del gasolio, pompa a vedo. gasolio. Sì. Magari bisogna comprare un altro po'. Lì Un vedremo. durante Poi di il periodo. qua cosa abbiamo? Pulivapor. Poi La lama. pulivapor, seminatrice. Seminatrice, bella, bella. La La roba lama per la fine della. stagione. La Ah, lama. quindi abbiamo una Trebbia Class, in Sì, pratica. sì, sì. Sì. Uguale a quella che avevamo là di là, uguale, identica. Ok, lo stesso modello. Stesso modello, Bene. qui c'è un peso, un spandi erbicida, sì, erbicida. E Erbicida e fertilizzante fertilizzante. liquido. Un imbinatore, un voltafieno e. Ah! Il trincia quello trainato. Ah, ok, quindi un altro. Bene. Poi abbiamo un rimorchio, mi sembra, dall'altra parte. È vero, Matt? Sì. Sì. Questi Allora. silos bianchi, per cosa Questi sono? sono dei fertilizzanti. Sono pieni o sono Fertilizzanti. vuoti, Matt? Lo scopriremo quando. Dovrebbe essere pieno. Chiederemo al Pieno? nonno se Sì. ha Ah. comprato oppure no. Sì, 40.000 bene. litri, sta scritto qua. Bene, 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 bene. Poi facciamo. Vedi qua. Qui sì, ci sono i mezzi. Mi avete Certo, con una sempre. verniciata, sti portoni li poteva anche fare. Sì, vabbè. Vabbè, è il minimo. Abbiamo un trattore con le ruote strette. Il Fender, Forse il eccolo, Fendt eccolo, si potrebbero eccolo, montare. eccolo. No, ce l'ha già montato, Le guardale, guardale. altre. Ah.
Sì, c'è tale come Chissà se istante. parte, vediamo. Prova. Ma penso di sì, come li tiene. In mezzo giro è partito. Bene, bene, bene. Ma questo ha pochissime ore. Sì. Sì. Beh, quello è importante. Quello ne ha di ore questo, fatto andiamo a vedere. Op. Oh, no. Oh, 16 ore. Vediamo se va. Sì, sì, partono tutti qua. Sì, sì. Quelli ripartono, questi? Sì, sì. Senti il Fendt, motore man. Occio. Il Warrior parte, ma... Sì. Sì. Dove si è sparito? Qui è stretto. Ah. Sì, sì, è partito, è partito. Bisogna mangiare poco perché sennò... Sì, dai, vieni un pochino. Non esci mica. Vieni avanti, vieni avanti, vieni avanti magari. Li mettiamo un po' le. Poi là di là dovrebbe esserci... Dove è andato Matt? Ho perso sono Matt. Qui, sono qui. Dove sei? È nascosto. Ho perso Matt. Sono andato a vedere un'altra cosa. Ah. Abbiamo anche un furgone? Sì, abbiamo un furgoncino. Il Fiat. Sì, un bel Ducato. Vedi, qui abbiamo la Trebbia. La Strion. Vediamo se va in moto questo. Ah, 17 ore, vediamo. Sì. Partita. Un bel rimorchio, cioè, quanto il capannone sto rimorchio. Tre sì. Assi, Dio. Ho notato. E ci doveva mettere dentro. Ah, non lo so io. Della crone. Ah, rimorchio poi. È bello. Un bel rimorchio. Sì, sì. Rispetto a quello che avevamo noi. Beh, anche lì era un bel rimorchio, insomma. Sì, sì, aveva un asse in meno, un pochino più corto, ma. E basta, non c'è tanto altro. No, di qua, di qua. Dove? C'è il telescopico. Ci abbiamo anche il telescopico. Telescopico? Sì. Dove? La GBC. Dove? Qua sotto, alle mucche. Ah, beh, possiamo prendere sì. Il mezzo e andare là. Ma così ti smaltisci che è sì, mezzo. Dai, cammina su. Piedi. Vai, andiamo a vedere. Aspettatemi che arrivo. Vieni. Dai che ti mangio la mucca, vieni, se non mi devo mangiare. Chiudiamo. Tanto i soldi la banca ce li dà lo stesso, anche se non ci sei te. Sì, infatti. Ah, ma la firma se la devo mettere io, i soldi ce li ho io. No, scherzavi a noi. Non ti preoccupare. Allora, qui c'è un'altra cisterna del gasolio. Un silos. Un silos. Un altro silos. E qui c'è il telescopico. Dove? Ah. Eccolo. Ah. Bello. Salva. Il GCV quello nuovo. Abbiamo anche un po' di paglia. Sì. Stoccato. Sì. Bello. 5 metri di braccio e 41 quintali di alzata. Però il nonnetto, il nonnetto, ha i suoi gusti, diciamo. Qui c'è ancora capannone. Ancora roba. Ah, abbiamo una benna. Una benna. 4 bancali di calce. Ah, una forca. Con quello che costano. È un arcusin. Un arco. Allora, posso dirvi la verità? Anche 1.600.000 glielo potevamo dare, sinceramente, con tutta la roba che salta fuori. Ah, abbiamo anche qualcosa verde qua. Cos'è quello? Sfera di concime. Boh. Ah, spandiletame. Samsung. Flex. Spandiletame. Samsung Flex. Perché c'è una ruota alta e una ruota piccola? Volevo dire, ma non è che hanno sbagliato a montare le gomme? Ci dobbiamo chiederglielo col nonnetto. C'è? Strano. Sì, ora che ci penso, visto che noi in teoria abbiamo anche i liquami, ci manca un una botte. Esatto. Abbiamo i campi a erba, ma non abbiamo le falciatrici. Ma quei due silos là cosa sono? Quel silos grosso là. Andiamo a vedere. Qua cosa c'è? Calciviva qua? Potrebbe. Sì. Sì, calciviva. Il silos è uno beh, di questo quelli, cos'è? Penso. Questo è grande.
anche uno spiazzo nuovo questo, eh? Questo dovrebbe essere stato costruito di recente. È un impianto nuovo, si vede. Sì, sì. Ma tu metti se sei qualcosa o non sei niente? No. Ci sono griglie. Qua esce. Qua si carica di qua. Tubo esce. Boh. Ma prova a mandargli un messaggio, va là, da signor Luciano, senti cosa dice. Guarda che discesa che c'è. C'è da ammazzarsi e giù qua. Ci abbiamo pure il fiume, vedi? Sì. Fiume. Sì, vabbè, canalino. Vabbè, fiumiciattolo, Canale. Esatto. Possiamo caricare l'acqua. Sì, per gli animali. Non sarebbe male. Ma penso che hanno la linea dell'acqua, penso. Quindi, ragazzi, una prima cosa che farei è recintare qua. Prima che andiamo giù con un trattore. È un pelino pericoloso. Sì. Una bella pendenza. Farci una piccola recinzione. No, più che altro è bello dritto, cioè se vai giù e ti fai male. Un po' tanto. Qua, Matteo, quando ci vogliamo liberare di Agri, lo spingiamo qua, qua sotto. Esatto. Grazie, molto gentili, Prego, prego. Si accomodi. Beh, però l'azienda mi piace, Bisogna insomma vedere un po' i campi, un po' se ci sono insomma dei contratti già avviati col tuo nonno, che così noi possiamo continuare la collaborazione, insomma. Sì, già lui ci aveva già spiegato a me, Agri, che sì. Questo qua ha dei contratti. È nostro praticamente, sì, ormai. Sì, questo sì. Cioè, penso di sì. C'è da raccogliere i sassi loro qua. Quindi questo qua sotto è nostro. Allora, anche questo sotto. Sì. Dicevo, mancano le falciatrici. È vero? Sì. E falciatrici, sì, ci servono. Non abbiamo falciatrici. No, falciatrici no. Lì ci sarà da valutare se prenderle nuove, usate, cosa prendere, se movente, non se movente. Lì dobbiamo valutare bene. Sì. Ma non ho visto, ci sono delle trincee Agri? Per le mucche, per fare insilato, oppure si fanno... Secondo me si fa balloni. A balloni? Sì. Secondo me sì. Sì. O almeno che, visto che il fasciatore non ce l'abbiamo, che non convenga fare una trincea, forse si spende qualcosina meno. E riesci magari a tenerla meglio, forse. Sì, sì. Perché per... bisogna vedere. Ma c'è un biogas qui in zona? Non c'è? Sì, c'è. C'è? Sì. Bene. Lì chi ce l'ha in gestione? Ma credo che ce l'aveva lo zio in gestione. Io lo devo chiedere, ma credo ce l'aveva lui. Ma suo in proprietà o suo in gestione? No, in gestione. Ah. Sì, l'ho preso da fitto. Sì. Sì, un giorno magari viene, ci presenta tutti i clienti suoi e... Ah, sì. E valutiamo. Ah, se fosse suo sarebbe ancora meglio. Perché sì, allora possiamo. Ma non vorrei sbagliarmi, credo che l'aveva in gestione, se non ricordo male. Può darsi pure che è il suo, eh. Oh, se però fosse... non ce l'ha parlato. No. Non ci ha detto niente. No, del biogas no. Magari si è scordato. Sì, sicuramente. Si scordava i nostri nomi, quindi figurati te se si ricordava. Ci ha fatto anche due bicchierini, quindi via. Ci sta, esatto, è normale. Esatto. Già. Va bene. Niente, iniziamo. Magari andiamo a prendere qualche mezzo. Che intanto dobbiamo capire, visto che tuo nonno ha detto, tuo zio ha detto che il mangiare c'è, ma dov'è il mangiare? Nei silos, dobbiamo dire quali silos, però. Appunto. Ce ne sono diversi. Forse quello dove sta il crone parcheggiato? Non so. Magari intanto che andiamo giù, prova a fargli uno squillo. Va bene. Intanto che andiamo giù, gli fai uno squillo e sentiamo cosa ci dice. Va bene. Niente, andiamo a prendere i mezzi e... O se no, esatto, fai una volata, visto che abita qua di sotto. Sì, fai, vado. Fai un salto. Dove? Di sotto? No, lì, qui giù. Qua. Io e Cristian intanto andiamo a prendere due mezzi che vediamo... Va bene. I mezzi, vediamo cosa fare. Va bene, ok. Ok. Andiamo a prendere i mezzi, Cree. Sì, dai. Un pezzo di legno sulla strada.